Maestro, un'altra volta titolare e ancora in gol. Che voto gli dai a questa prestazione? Una prestazione direi positiva, sia mia che da parte di tutta la squadra. Nel primo tempo abbiamo mancato qualche occasione, però poi siamo stati bravi nel secondo a chiudere la partita. Il gol sicuramente mi fa moltissimo piacere, dà molta fiducia, però l'importante era vincere, passare questo turno e dare continuità soprattutto alle nostre prestazioni e alle nostre vittorie. Senti, dopo questo bellissimo gol cosa vuoi rispondere a chi dice che manchi un po' di personalità? Posso dire che quando sono stato chiamato in causa penso di aver dato il massimo. Anche nei gol magari è mancato qualcosina, però sono comunque contento di quello che ho fatto. Sto dando anche nei allenamenti tutto quello che ho e quindi di questo mi sono contento. Non mi resta che continuare così, ascoltando comunque le indicazioni del mister e poi per quanto riguarda la squadra dobbiamo andare avanti, non ci dobbiamo porre limiti perché siamo una squadra forte. Avete acquistato anche una solidità importante, avete giocato anche molto bene, ma che obiettivi ponete per questo 2017? Sicuramente abbiamo molta più consapevolezza e dobbiamo pensare al nostro percorso, alla nostra strada, cercare di andare avanti il più possibile in Europa League, in Coppa Italia, di raggiungere la Juve in campionato, perché ripeto, siamo una squadra forte e dobbiamo puntare in alto. Ultima, grazie. Grazie.